Sulla legge di Pascal si basa il funzionamento del torchio o sollevatore idraulico, che in pratica è un amplificatore di forza. È un serbatoio con l'olio, due pistoni, due superfici diverse. Qui si applica la forza per sollevare o tenere in equilibrio sollevata la macchina, è una forza piccola su una superficie piccola, e qua si ottiene in risposta una forza molto più grande. Quante volte più grande? Per esempio 100 volte più grande se la superficie del pistone B è 100 volte più grande della superficie del pistone A. Infatti vediamo un caso, un esempio particolare. Una forza di 1 newton viene esercitata su questo pistone di area 10 cm quadrati. Dall'altra parte c'è un pistone molto più grande di area 1000 cm quadrati, quindi 100 volte più grande come area, 100 volte più grande di questo. Allora la forza di 1 newton su 10 cm quadrati esercita una pressione che chiamiamo PA, che è appunto 1 newton su 10 cm quadrati. Questa pressione, per la legge di Pascal, si trasmette all'interno di questo liquido, che è appunto un olio, e va a premere sulle pareti del serbatoio, ma anche sul pistone B, dal basso verso l'alto, e esercita quindi sul pistone B una pressione PB, che è uguale alla pressione esercitata da noi, dalla nostra forza su A, PA uguale PB. Quindi, affinché la pressione esercitata su B sia uguale a quella esercitata su A, siccome l'area è diventata 100 volte più grande, allora anche la forza che viene esercitata dall'olio diventa 100 volte più grande, quindi è un amplificatore di forza. Vediamo infatti che con una forza di 1 newton riusciamo ad ottenere una forza di 100 newton. Questo perché la pressione non cambia di intensità, non cambia valore, trasmettendosi con la stessa intensità all'interno dell'olio. Perciò, affinché la pressione non cambi valore, dove la superficie è più grande si eserciterà una forza proporzionalmente più grande, 100 volte più grande. Questo è spiegato in generale da Amaldi, senza i numeri, ma con le formule della pressione. Questa è la pressione su A, forza su superficie in A, e questa è la pressione che si riceve sul pistone in B. E questa formula mostra che la forza che noi esercitiamo in A è praticamente 100 volte più piccola, invece la forza che riceviamo in B è 100 volte più grande, e questo ci permette di sollevare o tenere sollevata l'automobile. Dunque, in conclusione, il torchio idraulico è un amplificatore di forze che amplifica la forza grazie a una superficie più grande nel pistone di destra rispetto a quello del pistone di sinistra. Lo stesso principio è alla base del funzionamento dei freni a disco. Attraverso il pedale si preme contro un liquido, l'olio dei freni, e la pressione esercitata su questa piccola superficie va a trasmettersi con la stessa intensità al resto del circuito idraulico dei freni, e quindi va a trasmettersi fino al disco delle ruote e quindi a frenare la macchina. Anche qui l'idea è che con una piccola forza si ottiene una forza amplificata, che è la forza con cui le pastiglie schiacciano il disco.